Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Una puntata interamente dedicata alla manovra finanziaria toscana e al dibattito in aula, con il maxiemendamento costituito da 20 punti che è stato proprio al centro della discussione. Ascoltiamo gli interventi dei consiglieri. Un bilancio importante perché scongiura l'aumento delle tasse, anzi, in questa manovra, è una manovra espansiva, noi facciamo maggiori investimenti sulla cultura e in più azzeriamo l'IRAP per 3 anni alle imprese, nuove imprese verranno ad investire nelle aree di crisi industriale o nelle aree interne. Un bilancio che recupera quella piccola criticità iniziale relativa al fondo sulla disabilità e rilancia, mettendo più risorse a disposizione. La Toscana è terra dei diritti, la Toscana è terra che non lascia indietro nessuno. Abbiamo deciso anche come Consiglio regionale, ci tengo molto a dirlo, di chiedere alla Giunta il sostegno per digitalizzare tutti i nostri lavori. Questo che vuol dire? Maggiore trasparenza, i cittadini entrano in Consiglio regionale e noi costruiremo le condizioni perché sempre di più questo luogo, il Consiglio regionale, diventi la casa delle Toscane e dei Toscani. È una manovra che tiene insieme i valori e la tradizione della nostra regione con la capacità di saper innovare. Sarà grazie a questo bilancio regionale che avremo la tranvia Bagnaripoli, 70 milioni che abbiamo messo. Sarà grazie a questo bilancio regionale che avremo opere di difesa del suolo per circa 80 milioni, comprensive poi anche di quello che è il contrasto a interventi di erosione sulla costa. Avremo, grazie a questo bilancio, 60 milioni sulla sanità, ulteriori a quelli che sono le risorse dei fondi strutturali e del PNRR. Ma avremo anche sulle riqualificazioni urbane, 15 milioni, che aiuteranno agli interventi di qualificazione nelle singole realtà della Toscana, 55 milioni sullo sport, dove concentreremo l'attenzione sulla possibilità di supportare, l'anno scorso l'abbiamo fatto per 56 comuni, altrettanti comuni dei 273 della Toscana, inizieremo la politica della costruzione dei centri sportivi Pegaso. Il primo impianto Pegaso sarà la piscina di San Bartolo a Cintoia, proprio qua a Firenze, ma che avrà un'utilità regionale. Circa 15 milioni su interventi nella strutturazione della cultura e naturalmente sulla scuola, dove ci sono 12 milioni, ma sono complementari a quegli interventi, addirittura 33 interventi scolastici per una cifra superiore a 70 milioni che derivano dal fondo di coesione. Quindi un piano concentrato sugli investimenti e che in modo equilibrato regge quello che vuole essere una spesa corrente che io ho definito non di tagli, sobria, perché naturalmente i tempi che viviamo ci portano soprattutto a concentrare il nostro impegno sulla sanità. E siccome per la Regione Toscana il Covid significa circa 600 milioni l'anno, è la spesa per gli operatori, per le assunzioni, per l'affitto dei circa 90 hub, per le USCA, per quello che sono gli interventi di acquisto di dispositivi, è evidente che il nostro bilancio nella parte corrente non poteva che essere frutto di una mediazione e di un equilibrio. Il fatto che sia stato votato con forte convinzione dalla maggioranza, ma anche nell'opposizione, ha vissuto un clima costruttivo, a me dà grande soddisfazione. Una manovra, quella della Regione Toscana, che viene fatta per evitare l'esercizio provvisorio e consentire la continuità dell'azione di governo, nonostante sia un momento ancora di grande incertezza che viene dal fatto che non è stata approvata la manovra finanziaria statale. Bisogna dire che è una manovra che si inserisce in un contesto particolare, quello della pandemia, e quindi risente delle maggiori spese che ci sono state nel periodo della pandemia e anche dei minori introiti che si sono verificati in considerazione del rallentamento che ha avuto l'economia toscana. Dall'altra parte però c'è da considerare che il 2022 sarà un anno importante perché sarà l'anno in cui ci saranno i nuovi fondi europei, partirà la nuova programmazione 2021-2027 e soprattutto sarà l'anno del PNRR, quindi dell'arrivo di queste importanti risorse per la ripartenza. E allora questo bilancio è un bilancio che ci pone in attesa degli importanti sviluppi che
che ci saranno nel 2022, che fa alcune scelte, che nonostante il momento di forte contrazione riesce a dare alcune risposte in settori strategici, come ad esempio quello dei trasporti, quello della tutela dell'ambiente, quello della cultura e quello dello sport. È una manovra che contiene molte risorse per quanto riguarda gli investimenti e noi abbiamo agito richiedendo delle correzioni migliorative. Abbiamo incrementato il fondo progettazioni destinato ai piccoli comuni e medi comuni, aprendolo anche ai consorzi di bonifica e incrementando la dotazione fino a 4 milioni affinché possano appunto essere fatti progetti per catturare le risorse del PNRR. Abbiamo anche riportato il capitolo che riguarda i contributi alle famiglie che hanno dei diversamente abili al loro interno ad una possibilità di accesso che era quella del vecchio ISEE, togliendo anche la soglia dei 2 anni di residenza in Toscana. Abbiamo incrementato le risorse a favore dei piccoli comuni disagiati e delle aree interne con il raddoppio delle risorse per quanto riguarda la montagna e fondi per i comuni disagiati. E poi una previsione a mio avviso molto importante che riguarda l'economia, la ripresa dello sviluppo, vale a dire l'esenzione dall'IRAP per quanto riguarda le aziende che apriranno, si insedieranno nelle aree di crisi complessa e semplice. Un bilancio 2022 della Regione Toscana che viene approvato mediante una maggioranza che si ritrova compatta, Partito Democratico Italia Viva insieme al proprio governatore Giani, dando una risposta importante alla Toscana. Questa è la mia soddisfazione principale, abbiamo condiviso ogni passaggio partendo da una imposizione fiscale che rimane inalterata, è la nostra battaglia, addizionale IRPEF e bollo auto non sono state aumentate, per di più c'è la riduzione importante dell'IRAP per le nuove imprese che investono nelle aree di crisi, si trovano le risorse per la cultura, per lo sport, per le infrastrutture, pensiamo a 150 milioni di euro di nuovi investimenti, si guarda verso il futuro, se pensiamo anche alla richiesta di progettazione della Siena Chiusi, un'innovazione straordinaria sul raddoppio e sull'elettrificazione di questa tratta ferroviaria per arrivare a fare interventi a favore dei comuni sui teatri, sulle scuole, pensiamo ai fondi per finanziare le scuole per tutti quei progetti che sono in corso e che sono bloccati a causa dell'aumento dei costi, un nuovo sistema di risalita degli impianti della Toscana, investimenti sulla neve, investimenti che riguardano anche la difesa del suolo, la cultura, ma soprattutto la rigenerazione urbana e l'assetto viario della nostra regione. Quindi la soddisfazione di Italia Viva è forte perché soprattutto si approva un bilancio, ma soprattutto la maggioranza si ritrova e si riscopre molto compatta, unita, e sarà un anno importante per quanto riguarda la regione toscana. Il pacchetto finanziario comprende la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale 2022, la legge di stabilità 2022 e il bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Proprio su quest'ultimo punto si è acceso il dibattito in aula con il Consiglio regionale che ha alla fine approvato il proprio bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024. Critiche nei confronti della manovra le opposizioni che, come hanno dichiarato i capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, va a tagliare settori in cui la regione è particolarmente debole come il trasporto su ferro e quello stradale. Utilizzando una metafora calcistica, i consiglieri regionali del centrodestra hanno esposto dei cartelli con temi che riassumono le maggiori criticità della manovra finanziaria. Questa iniziativa è un'iniziativa simbolica che come centrodestra porteremo in giro per tutta la Toscana per spiegare con una metafora calcistica il bilancio che abbiamo votato oggi in Consiglio regionale. Un bilancio fatto di tanti rinvii, di opere che saranno rinviate agli anni a venire, di qualche rigore a porta vuota come i soldi regalati a destra e a manca per finanziare opere delle quali la Toscana aveva poco o nulla bisogno e di qualche autogol, uno su tutti, quello sulla disabilità di cui abbiamo tutti parlato in questi giorni. Una manovra che introduce
dei provvedimenti che non rispondono a buona amministrazione, una manovra che di fatto è una manovra provvisoria perché viene approvata a legislazione invariata, non è stato ancora approvato il bilancio dello Stato, però sostanzialmente quello che noi individuiamo come uno dei grandi mali è la mancanza di programmazione. Ancora non è stato approvato il PRS e non ci vediamo chiaro su quali sono le scelte o saranno le scelte dell'amministrazione regionale a guida Giani per la nostra Toscana. Non possiamo perdere tempo perché la situazione è delicata, occorrerebbe avere le idee chiare. È arrivato finalmente dopo mesi di assenza in commissione, ma io sono rimasto ancora più attonito rispetto a quello che sapevo inizialmente. Ci sono dei problemi molto seri, ancora di fatto il turismo internazionale non è quello che era prima del Covid. Ci sono dei dati per quanto riguarda la contrazione di voci di spesa per circa 193 milioni di euro. Tutto questo è veramente nocivo rispetto a quella che è l'economia toscana. Sicuramente sarebbe ingiusto attribuire totalmente le responsabilità di alcuni squilibri finanziari a una cattiva amministrazione e gestione economica da parte della Giunta, ma ci sono degli aspetti che assolutamente non si possono tacere. In primis che questi documenti sono colpevolmente arrivati estremamente in ritardo, e questo non lo hanno detto soltanto le opposizioni, l'Aula, ma persino il Consiglio delle Autonomie Locali, quindi le province e i comuni, che si sono visti consegnare tardi la documentazione per analizzare quelli che sarebbero stati i documenti relativi alle attività che avrebbero potuto fare nell'anno seguente. Ed è stata coniata dal Presidente Gianni un'espressione che, per quanto possa apparire colorita, è preoccupante da un altro punto di vista. Il bilancio in itinere, che è niente più che un modo elegante per dire che in Toscana si vive alla giornata su molti progetti. Si vive alla giornata e si riducono al minimo i bilanci di alcuni assessorati fondamentali che potrebbero trovarsi all'improvviso, se per caso i soldi dell'Europa non dovessero arrivare per una qualunque ragione, a dover sospendere servizi, erogazioni di qualunque tipo, pensiamo alla sanità ma anche alle scuole, al dissesto idrogeologico, pensiamo ad esempio, per dire alcune cose che sono inspiegabili, 500.000 euro per un'azienda legata alla Louis Vuitton, insieme a altri 5 milioni che sono stati dati dal governo, quando poi si pensa a tagliare i progetti di vita indipendente che solo all'ultimo sono stati ripresi. Diciamo che il bilancio è stato presentato tardi e pure male, basti pensare che il parere dei sindaci revisori, che è obbligatorio per legge, è arrivato praticamente a discussione di fatto iniziata, impedendo quindi alla minoranza, ma direi a tutti i consiglieri, di entrare nel merito di alcune scelte. Si è reso quindi necessario, nel corso del primo giorno, come sappiamo, una discussione accesa all'interno della maggioranza con il cosiddetto maxi emendamento, quindi sono state disposte ulteriori spese per placare gli appetiti dei singoli territori. Manca, secondo noi, una visione d'insieme, manca dopo 15 mesi il piano regionale di sviluppo, manca il piano dei rifiuti, cioè le coordinate che possono servire a orientare le imprese e a sostenerne lo sviluppo. In più, per i cittadini, tagli lineari solo parzialmente corretti, per esempio all'assistenza alle persone e alle famiglie con disabili a carico, tagli lineari sul sociale, tagli lineari sullo sviluppo economico e sul turismo. Oggi abbiamo fermamente votato contrario e anche sottolineato le cose che non andavano in questo bilancio, un bilancio dove non c'è sviluppo, un bilancio senza investimenti, ma è un bilancio prevalentemente fatto di tagli. E di tagli a cosa? Di tagli a quello che è più di prezioso per quanto ci riguarda, la famiglia, la disabilità, la non autosufficienza. Un bilancio che taglia 18 milioni di euro per le cure sulla SLA, un bilancio che taglia 9 milioni di euro per la non autosufficienza, un bilancio che leva addirittura 20 milioni di euro al turismo, lasciando al turismo soltanto 7 milioni di euro, un bilancio che toglie 130 milioni di euro agli investimenti e alla competitività del nostro territorio, ma è un bilancio che mette invece 24 milioni di euro alle sagre, alle rievocazioni storiche, ai tagli del nastro. Ecco, c'era una volta la legge Mancia, questo è il bilancio del taglio del nastro. Siccome noi pensiamo, in un momento difficile come questo, in un momento di risorse scarse, noi dobbiamo concentrare le risorse su provvedimenti che hanno a cuore la famiglia, che hanno a cuore la valorizzazione del nostro territorio, lo sviluppo delle nostre imprese, il sostegno alle nostre attività commerciali. In queste voci non c'è niente. Questo bilancio è un bilancio che non parla ai distretti industriali, non
non c'è una politica dei porti, non c'è una politica di valorizzazione del tessuto commerciale. Ecco, è un bilancio che non ha non solo una logica, ma è un bilancio senza visioni. I bilanci non sono fatti soltanto di numeri, ma sono fatti anche e soprattutto di strategie. Questo è un bilancio privo di strategie per la Toscana. È tutto, questa era la nostra ultima intervista, si conclude anche questo appuntamento con cronache e commenti. Grazie per la cortese attenzione.